Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori e da Roberto De Angelis, che ringrazio per la messa in onda della trasmissione Spazio Lazio. Allora, dobbiamo raccontarvi di tre partite, due in campionato, ci sono state due vittorie, la Lazio si è alla grande rilanciata in campionato per quel che riguarda la zona Champions. Vittoria 1-0 contro la Sampdoria, sofferta sotto il profilo del gioco. Buona Lazio, Sampdoria che ha resistito tantissimo, insomma si sta giocando le ultime cartucce per rimanere in Serie A, partita sbloccata da una perla di Luis Alberto a 5-10 minuti dalla fine. Poi la vittoria stratosferica, impensabile, di Napoli, 1-0, gol di Vesino che era andato vicino al vantaggio anche nel primo tempo con un colpo di testa salvato sulla linea, Meret e battuto da Di Lorenzo. Una Lazio che ha sofferto un po' nella ripresa con il Napoli che ha cercato di far sua la gara, però poi insomma ecco c'è stato questo gran tiro dalla distanza dell'uruguaiano Vesino, gol dell'1-0, poi la Lazio si è difesa, il Napoli ha preso un palo, c'è stato un salvataggio sulla linea di un giocatore della Lazio, mi sembra Patrick, quindi sarebbe stato più giusto il pari, però buoni questi 3 punti, ce li prendiamo e la Lazio attualmente terza in classifica. Contro la Samp aveva preso 3 punti e guadagnato 3 punti contro formazioni come Atalanta, Inter e Roma che avevano perso. Con i 3 punti di Napoli, la Lazio comunque guadagna altri 3 punti sul Milan che ha perso a Firenze, sulla Juventus che ha perso nello scontro diretto contro la Roma all'Olimpico. Quindi è una Lazio che sta guadagnando punti sulla rivale, ripeto, è terza in classifica, lotta. Oramai a 4 per 3, perché io escludo l'Atalanta, anche se non ha le coppe, lotta a 4 con Inter, mi sembra a 50 punti, Lazio 48, Roma e Milan a 47. L'Atalanta la escludo, anche se potrebbe rientrare, però attualmente la escludo. Poi c'è stata la partita di Conference in casa contro la AZ Alkmaar, partita molto equilibrata con due squadre che fanno un gran pressing, due squadre che giocano molto molto bene, spendono tanto, recupero palle, ripartenze pazzesche. Ha avuto la meglio la AZ Alkmaar, tutti e tre i gol sono arrivati praticamente in contropiede con palle recuperate sulla tre quarti. Ha avuto, ripeto, la meglio la AZ Alkmaar che adesso al ritorno insomma, gli basterà non perdere per qualificarsi. La Lazio invece dovrà cercare l'impresa per la qualificazione, dovrà vincere con 2 gol di scarto, con 1 gol di scarto se andrà ai supplementari. Cosa dire di questa partita e soprattutto di questa competizione? Io da una parte sarei contento se la Lazio ne uscisse perché avrebbe più possibilità di concentrarsi sul campionato, perché veramente un posto in Champions ti regalerebbe tantissimi soldi rispetto addirittura ad una vittoria in Conference. Dall'altra però c'è la voglia di andare avanti perché si tratta pur sempre di una coppa, anche se la meno importante. Quindi ripeto, sono combattuto, anche se al 51% preferirei uscire per concentrarmi sul campionato. La prossima in campionato si va a giocare a Bologna contro il Bologna, poi fuori casa contro la AZ Alkmaar per cercare la rimonta e si chiuderà poi questo trittico con il derby di campionato perché dopo ci sarà un turno di pausa, il campionato si fermerà. Quindi altre 3 partite, c'è cioè questo forcing pazzesco dovuto ai mondiali che insomma sono stati fatti in inverno in Qatar. Vediamo insomma come andranno queste 3 partite. Noi ci risentiremo al termine di queste 3 partite per fare un consuntivo sulla stagione della Lazio, praticamente dopo 2/3 di stagione. Ringrazio ancora Roberto De Angelis, un saluto a tutti i tifosi della Lazio. Spazio Lazio tornerà tra un paio di settimane. Grazie a tutti.